tutti e bentornati sul mio canale. Oggi torniamo a parlare del mio primo amore, ovvero Michelangelo Buonarroti. Se vi siete persi la prima parte di questo video, filate subito a recuperarvela e poi tornate qui. Bene, siamo arrivati fino al David. E dopo, cos'è successo? Diciamo che ci sono stati alcuni leggeri diverbi tra il nostro Miki e uno degli uomini più potenti dell'epoca, ovvero il Papa. Giulio II, il Papa in carica in quel momento, affidò al nostro Michelangelo la realizzazione del suo monumento funebre. Il nostro Michelangelo si fece prendere dall'entusiasmo da questo incarico meraviglioso, progettò un mausoleo con più di 40 statue, aveva preso così a cuore questo incarico che stette per 8 mesi a Carrara per scegliere personalmente i marmi. Pare però che gli artisti dell'epoca non fossero troppo contenti e che rimasero un pelino gelosi di questo incarico affidato a Michelangelo. Pare che furono proprio questi artisti a distogliere l'attenzione del Papa dal progetto del monumento funebre e a focalizzarlo sui lavori per la progettazione della Basilica di San Pietro, che vennero affidati a Bramante. Tra l'altro, ironia della sorte, fu pure lo stesso Michelangelo a concludere il progetto della Basilica di San Pietro. Fatto sta che il Papa si fece prendere da questo progetto, che era molto molto costoso e che non poteva essere affrontato un costo del genere insieme ad un mausoleo di 40 statue. Quindi cosa successe? Che quando Michelangelo tornò a Roma tutto contento per incontrare il Papa, per discutere del progetto e per battere cassa, il Papa non lo volle ricevere. Michelangelo, come giusto che sia, si arrabbia un pochettino. Per cercare di calmare le acque e riappacificarsi un attimo con Michelangelo, il Papa gli affida la decorazione della Cappella Sistina. Michelangelo dice: ok, la affresco, però la faccio come voglio io, nei tempi che dico io, coi collaboratori che chiedo io. Secondo la tradizione e secondo gli scritti del Vasari, Michelangelo avrebbe finito la Cappella Sistina tutta con solo le sue forze, ma è molto più probabile che abbia utilizzato dei collaboratori per realizzare alcune parti, anche se avranno ovviamente lavorato secondo i suoi ordini e secondo la sua supervisione. Ah, giusto per dire una cosetta da nulla, Michelangelo prima di realizzare la Cappella Sistina non aveva mai dipinto un affresco in vita sua. Quello che vedrete alzando gli occhi all'interno della Cappella Sistina è il primo tentativo d'affresco di Michelangelo. Alla faccia. Dico ancora un paio di cose sulla Cappella Sistina e poi torniamo al discorso della tomba di Giulio II, perché non è ancora finita. Prima di tutto, estrema sintesi. Abbiamo la volta, ovviamente, decorata da Michelangelo, dove al centro troviamo varie scenette che rappresentano la creazione. La più famosa in assoluto è sicuramente la creazione di Adamo. Poi molto interessanti sono anche da vedere i riquadri della volta, che hanno al loro interno i veggenti, ovvero i profeti e le sibille, che io chiamo affettuosamente sibille bodybuilder, perché hanno dei muscoli che farebbero invidia a The Rock oppure ad Arnold Schwarzenegger. Guardate che definizione, che possenza! Quanto si può amare il corpo umano per realizzarlo in questo modo? Dopo la volta, guardiamo dritto di fronte a noi e possiamo ammirare la meravigliosa rappresentazione del giudizio universale realizzata da Michelangelo. Anche se purtroppo è stata realizzata a discapito di altri dipinti che si trovano sotto di essa. Vediamo al centro un Cristo che è rappresentato, come era successo per il David, nel momento prima di emettere la sentenza definitiva. Intorno a Cristo vediamo la Vergine e gli angeli santi rappresentati con i simboli del loro martirio, il che rende tutta la scena un po' creepy. Ad esempio c'è San Bartolomeo che tiene la sua pelle. Dopo gli angeli santi vediamo anche gli esseri umani che vengono fatti uscire dalle loro tombe e trasportati o in paradiso o fatti crollare all'interno dell'inferno, con delle scene di ispirazione fortemente dantesca. Ciò che colpisce particolarmente di questa opera è il senso di caos e di paura, perché vediamo che non solo gli esseri umani, ma anche gli angeli e santi trasmettono dell'inquietudine. La stessa Maria la vediamo in soggezione, perché lei sa che non può fare niente contro il volere di Dio. Come molti sanno, la quantità di figure nude presente all'interno del giudizio universale destò molto scandalo quando venne mostrata al pubblico. Com'era possibile che all'interno di un'aula dove si ritrovavano i papi venissero mostrate delle figure così oscene? Per questo, dopo la morte di Michelangelo, il povero artista Daniele da Volterra venne incaricato di coprire le vergogne di queste figure. Dico povero perché chi vorrebbe diventare famoso per questo motivo, dai? È l'artista che è diventato famoso per aver messo le mutande al dipinto di Michelangelo, insomma, non è una cosa di cui andare troppo fieri. Dico l'ultima cosa sulla Cappella Sistina, poi non aggiungo più altro. All'interno di quest'aula non si trovano solo dipinti di Michelangelo. I dipinti delle pareti laterali, infatti, sono affreschi di Perugino, Ghirlandaio e Botticelli. Quindi, insomma, quando entrate ricordatevi che io amo Michelangelo, ma non c'è stato solo lui. Questo però è il video su Michelangelo, perciò torniamo a lui e torniamo soprattutto alla storia di questa benedetta tomba di Giulio II. Bene, abbiamo detto che i lavori si erano interrotti perché il Papa non aveva più soldi da sganciare e quindi gli aveva affidato la Cappella Sistina. Nel 1513 però Giulio II muore e gli eredi vogliono rinnovare il contratto per il monumento funebre con Michelangelo, riducendolo però di dimensioni. Quindi non viene più pensato come un mausoleo, ma come una tomba a parete. Va fatto notare che tra le sculture pensate e quelle realizzate
date per la tomba di Giulio II troviamo tra le più belle, a mio parere, di Michelangelo. Ad esempio, i prigioni di schiavi di Michelangelo fanno parte di questo progetto. I prigioni vengono detti in questo modo perché, essendo parte di blocchi in parte scolpiti, in parte appena abbozzati, sembrano prigionieri del marmo. Ma di questo parleremo meglio dopo. Però l'opera che per me è la più bella in assoluto di Michelangelo fa parte della tomba attuale di Giulio II, ovvero il Mosè. È meravigliosa e su questo siamo tutti d'accordo. Ma perché è la mia preferita? Beh, perché Michelangelo ha fatto in questa scultura una cosa davvero badass. Vedete che tiene la barba da un lato mentre la testa è girata dall'altro? Pare che sia così perché in origine il Mosè guardava dritto di fronte a sé. Però poi Michelangelo, dopo già averla sbozzata, ha deciso di modificare ulteriormente la scultura. Partiamo dal presupposto che cambiare la posizione di una scultura già pensata in un blocco preso apposta per quel motivo e soprattutto in un blocco già sbozzato è una cosa difficilissima. Infatti per questo motivo Michelangelo ha dovuto prendere degli accorgimenti, come tenere la barba da un lato perché non c'era più spazio nell'altro lato e poi ha dovuto abbassare il trono di qualche centimetro. Ma perché? Anche qui le motivazioni potrebbero essere diverse. Forse per accogliere con lo sguardo il fedele all'ingresso? Forse per rappresentare il carattere di Mosè? Però la teoria più plausibile secondo me è questa. Mosè guardava dritto di fronte a sé e aveva gli altari della chiesa e soprattutto le catene di San Pietro. Come molti sanno, San Pietro è il primo papa, quindi simbolo della chiesa in quanto istituzione. Dato che Michelangelo era un po' arrabbiato con la chiesa in quel momento, ha forse per questo motivo deciso di fargli voltare lo sguardo. Non voleva che la sua scultura guardasse al simbolo della chiesa e quindi gli ha fatto voltare lo sguardo in un gesto di sfida. Fare una roba del genere oggi sarebbe come sfidare Donald Trump, rendetevene conto. Che tosto! Ok, il video sta diventando lunghissimo, quindi vedo di arrivare al sodo. Vorrei parlarvi delle meravigliose tombe medicee che vi faccio vedere, però devo arrivare alla conclusione, ovvero alle ultime opere. Come abbiamo detto, ci sono delle opere, come prigioni, che mostrano delle parti solo sbozzate, non realizzate totalmente. Benché sia plausibile che ci sia stata una motivazione pratica, ovvero che lui materialmente non è riuscito a finirle per motivazioni di tempo, di altri progetti che si sono sovrapposti, è anche possibile che ci sia qualcosa di più. Molti hanno letto in questo non finito delle motivazioni espressive. Michelangelo, come è noto, diceva che la figura è già contenuta all'interno del blocco di marmo e il compito dell'artista è solo quello di farla emergere, di portarla fuori. Quindi questi non finiti potrebbero rappresentare questa fatica di uscire dal blocco di marmo e quindi, a livello più alto, potrebbero rappresentare la fatica dell'anima di liberarsi dal corpo. Ciò è evidente, appunto, come avevo detto, nei prigioni che sembrano proprio delle figure che cercano di liberarsi dal blocco, ma è evidente soprattutto nelle ultime opere. Michelangelo, alla fine della sua vita, scelse come soggetto predominante di rappresentare la pietà, che è praticamente una metafora della morte. Michelangelo, infatti, è nell'ultima fase della sua vita e questo tema lo interessa particolarmente. Pare infatti che queste ultime pietà furono inizialmente pensate dall'artista come decorazioni per la sua stessa tomba. La Pietà Bandini è ancora una struttura piramidale e si dice che venne colpita dallo stesso Michelangelo perché è insoddisfatto dal risultato. Infatti, per questo motivo, manca una gamba del Cristo. La Pietà Rondanini invece è stata l'ultima opera di Michelangelo, non conclusa appunto poiché lui è venuto a mancare prima di riuscire a finirla. Per me è particolarmente commovente la Pietà Rondanini, al di là della rappresentazione così patetica, così triste, si è persa tutta la forza e la possenza delle sculture di Michelangelo degli inizi, ma non è solo questo che colpisce, a me colpisce per un altro motivo. È commovente perché Michelangelo, ormai ottantenne, con la vista annebbiata e le mani tremanti, continuava tutti i giorni a dedicarsi a questa scultura. Quando non fu più in grado di scolpire, passò il resto del tempo a lucidare le vigare, non potendo fare altro ma non riuscendo ad abbandonare l'amore per la scultura. Come vedete, infatti, le gambe del Cristo sono molto più levigate rispetto al resto della scultura, ed è proprio per questo motivo, perché lui ha passato la fine della sua vita così, a lucidare queste gambe. Ed è così che Michelangelo ci lasciò, dedicandosi alla ragione della sua vita fino al limite delle sue possibilità, continuando a scolpire fino alla fine. Potete tirare fuori tutti i fazzolettini che avete in casa e salutare così il nostro amato Michelangelo, che lascia questo mondo nel 1564, ormai libero della sua prigione corporea, e donandoci le basi della nostra arte e della nostra cultura. Caro Michelangelo, ti amerò per sempre. Bene, dopo queste dichiarazioni, finalmente io vi saluto. Spero di avervi aiutato ad appassionarvi all'arte di Michelangelo. Nel caso fatemelo sapere con un like, un commento, oppure facendo tutto quello che potete per condividere la cultura. Io con questo vi saluto e noi ci rivediamo nel prossimo artistico video. Ciao!